Bentornati yogis sul mio canale Yoga con Luna. In questa lezione volevo puntare il focus sull'autostima, come mi è stato richiesto da una ragazza. Quindi andremo a sciogliere il nostro corpo con l'intenzione di amarci, amare i nostri limiti e amarci per quello che siamo, grazie allo yoga. Iniziamo in una posizione in piedi, con i piedi alla larghezza delle anche, palmi rivolti in avanti, in Tadasana, posizione della montagna. Chiudiamo gli occhi e ci sintonizziamo per un attimo con il nostro respiro. Senza giudicarci, iniziamo a notare dove stiamo portando il nostro respiro. Come stiamo respirando? Stiamo respirando con la parte alta del torace oppure con la nostra fascia addominale? Il bacino è leggermente retroverso in modo tale da stendere bene la schiena, proteggere le lombari. E inspirando, appoggio bene i miei piedi a terra, creo come un aggancio con il tappetino. Questo nello yoga si chiama Pada Bandha e crea radici, stabilità. E sempre con l'ispirazione mi allungo verso l'alto. Dalle mie radici il respiro scorre attraverso le mie gambe, lungo la colonna ed esce dalla sommità del capo. Espirando invece faccio una scansione del mio corpo, quindi inizio a rilassare dalla fronte, le palpebre, le guance, la mascella, il collo, le spalle, il dorso, rilasso gli organi addominali e tutte le mie gambe, i piedi ben forti a terra. E continua a inspirare ed espirare, sentendo il respiro che scorre nel mio corpo dalla punta dei piedi fino alla nuca. E fino al mio cranio. E dalla sommità della testa riscende con l'espirazione fino ai piedi. Dai palmi delle mie mani. Inizio a percepire un po' di calore che genera questo respiro profondo. Energia che si sviluppa. Continuo mi sento oggi nel mio corpo? E come mi sento oggi dentro di me? A livello di emozioni. Porto le mani unite in Anjali Mudra davanti al cuore. E porto in questa pratica l'intenzione di volermi bene e rendermi conto col discernimento dello yoga di quanto io sono speciale. Lentamente apro gli occhi e iniziamo. Inspiriamo, portiamo le braccia verso l'alto ed espiriamo, allontano bene le braccia, allontano le spalle dalle orecchie e scendo giù verso il corpo. Disegno un grande cerchio con le braccia. Muovo anche un po' il collo qui, quindi quando inspiro guardo verso l'alto, seguo le mie mani, espiro, scendo. Inspiro, braccia verso l'alto e da qui espiro, mi apro verso destra e abbraccio la mia vita con le braccia, quindi il braccio sinistro avvolge il braccio destro dietro la schiena. Inspiro, allungo la colonna, espiro, ruoto.
E lavoro su questo avvitamento, quindi ispiro, mi allungo verso l'alto, espiro, ruoto di qualche millimetro, lo sguardo oltre la spalla. E sciolgo le braccia di nuovo, inspiro verso l'alto, allontano le spalle dalle orecchie qui, creo spazio nel collo, espiro, scendo, torsione. I miei piedi sono stabili. Lo sguardo oltre la spalla e poi sciolgo lentamente. Inspiro, braccia verso l'alto, espiro, scendo, mento verso il petto. E qui mi abbraccio, braccio destro sopra il sinistro e cammino con le mani dietro la schiena. Mento verso il petto. Sciolgo le braccia, inspiro, braccio sinistro scende dietro nella zona appunto tra le scapole. Braccio destro si piega e vado a cercare l'aggancio se riesco, oppure rimango tranquillamente qui o mi aiuto con una cinturina. Apro il petto. Aprendo il petto andiamo ad aprire il nostro cuore e a lasciare andare i blocchi emotivi che ci sono dentro di noi. Espiro, scendo, questa volta il sinistro sopra il destro. Espirando, sciolgo le braccia, braccio destro si piega, mano dietro la nuca e vado a cercare l'aggancio con la mano sinistra. Apro bene il petto, braccia in Gomukhasana. Inspiro, allungo bene la schiena, espirando sciolgo la posizione, divarico un po' i miei piedi e mi allungo. Inspiro, braccio sinistro oltre la testa, il braccio destro scende. Sento bene il fianco sinistro che si apre, non collasso e neanche ruoto le mie anche, ma rimango come in una lastra di vetro. Espiro, scendo verso la caviglia destra. Dolcemente, siamo solo all'inizio. Ci stiamo scaldando ancora. Sposto le mani verso il centro, rimango qui, stendo bene la schiena, allungo. E poi mani verso la caviglia sinistra. Mantengo il respiro lungo e profondo per tutta la durata della pratica. Inspiro, risalgo ed entro nel mio allungamento laterale dall'altro lato. Come tra due lastre di vetro. Espiro, torno qui al centro. Da qui mani davanti al cuore, mi porto in fronte al tappetino e facciamo un bel saluto al sole. Salutando il sole vogliamo accogliere dentro di noi le qualità del sole, quindi la forza, l'energia, il brillare del sole, questa luce la portiamo dentro di noi. Inspiro, braccia verso l'alto. Mi inarco leggermente, espiro con la schiena dritta, scendo, piego un po' le ginocchia se voglio, mani a terra. Rilasso la cervicale, inspiro, guardo in avanti, espiro, un piede alla volta, mi porto in Adho Mukha Svanasana. Posso rimanere un attimino qui, con le ginocchia un po' piegate, bacino verso l'alto, schiena ben dritta. Altrimenti talloni a terra, ginocchia a terra, passo sotto qualcosa, scorro
Apro bene il petto, Bhujangasana. Punta le dita dei piedi, Adho Mukha. Inspiro, sollevo la gamba, piede fra le mani. Espiro, inspiro, apro il petto. Di nuovo disegno questo bel cerchio, saluto il sole. Espiro, scendo. Adho Mukha. Ashtanga Namaskarasana e Bhujangasana. Espiro. Rimango qui. E cambio lato. Piede sinistro fra le mani. Appoggio il ginocchio. Mi apro al sole e lo porto dentro di me. Un'ultima volta. Cobra. Adho Mukha. E con un saltino mi porto tra le mani. Inspiro, stendo la schiena, espiro, scendo. Piego un po' le ginocchia. Mi inarco. Mani davanti al cuore. Rimango un attimino qui in ascolto. E di nuovo Anjali Mudra. Le mie mani sono davanti al cuore. Inspirando sollevo il ginocchio destro ed espirando porto la gamba dietro con il piede ruotato di circa 45 gradi. Sono tra due binari, le mie anche sono frontali. Inspiro, guerriero 1. Questo è un guerriero che sorge dalla terra, quindi affondo sul ginocchio sinistro, mi allungo bene verso l'alto, schiena dritta, faccio sorgere il guerriero che c'è in me ed espirando mi apro verso destra, il piede ruota di 90 gradi, le anche sono ruotate verso destra e affondo nuovamente nel guerriero 2, un guerriero che è sorto, adesso si prepara all'attacco e guarda i suoi obiettivi con sguardo fiero. E inspirando mi porto nuovamente sulla gamba sinistra. Entro in Virabhadrasana 3, il guerriero numero 3, il guerriero che sferra il suo attacco. E inspirando di nuovo torno al centro e scendo qui. Inspiro, apro il petto. Espiro, scendo, ginocchia un po' piegate, stendo la schiena, con un salto o camminando un piede alla volta, mi riporto in chaturanga, inspiro, apro il petto, espiro, Adho Mukha, anche qui con un saltino o camminando, inspiro, allungo la schiena, espiro, scendo. Mi riporto in posizione e da qui inspiro, sollevo la gamba sinistra e mi porto indietro, già pronta per la posizione del primo guerriero che sorge. Inizio a portare un'intenzione vittoriosa dentro di me. Ed espirando, guardo i miei obiettivi, rilasso le spalle, sguardo fiero. Inspiro, torno al centro, espiro, sferro il mio attacco. Inspiro, ritorno e sono di nuovo in Tadasana, la posizione della montagna.
mi radico nuovamente. Senza le nostre radici non possiamo fluttuare, non possiamo rimanere in equilibrio. Da qui inspiro, mi apro e porto i piedi in direzione diagonale rispetto al tappetino. Piego le ginocchia, affondo il mio bacino e inspiro, guardo verso sinistra. Espiro, guardo verso destra. Porto un po' le mie spalle in direzione destra e sinistra. Torno al centro, inspiro, mi riporto in avanti, piedi paralleli al tappetino, inspiro, allungo la schiena, di nuovo braccia verso l'alto, espiro, scendo qui, porto le mani verso terra, distanzio un po' i miei piedi e rimango con l'allungamento della mia schiena qui. Quando la mia schiena è ben dritta posso rilassare anche la testa. Inspiro, stendo la schiena, espiro, scendo verso il ginocchio e mi porto nella posizione di Anjani Asana. Sollevo le braccia, affondo il bacino. Da qui braccio destro va sotto il sinistro, incrocio Garudasana e apro bene il petto, mi porto un po' indietro, affondo bene il bacino e sciolgo lentamente, scendo, punto il piede, ritorno al centro qui. Inspiro, stendo la schiena, espiro, scendo. E questa volta incrocio le mani dietro, inspirando, stendo le braccia, espirando, scendo. Sciolgo bene le tensioni nelle spalle. E poi inspiro, stendo la schiena, mi porto verso il ginocchio sinistro e anche qui Anjani Asana, affondo braccio sinistro sotto al destro, Garudasana, e mi largo bene. Sciolgo le braccia, mani a terra, mi porto in Adho Mukha Svanasana. Respiro qui e poi ginocchia a terra, mi siedo sui talloni con la schiena ben dritta nella posizione di Vajrasana, posizione dell'eroe. Ascolto come ha reagito il corpo a questa breve ma intensa pratica. E da qui lascio cadere l'orecchio destro verso la spalla destra, braccio destro e accompagna la testa verso la spalla. Sciolgo il braccio e riporto il collo in posizione neutra. Incrocio le mani dietro la schiena un'altra volta. Inspiro, allungo le braccia, apro bene il petto. E da qui appoggio le mani a terra e intensifico bene questa apertura. Se voglio, posso poggiare le mani sui talloni e portarmi nella posizione del cammello, apro bene il petto, altrimenti rimango con le mani a terra. Contraggo bene i glutei,
e poi di nuovo scendo in Vajrasana, cambio orecchio sinistro sulla spalla sinistra. Braccio sinistro avvolge la testa. Respiro. E poi sciolgo il braccio e mi accovaccio sulle mie gambe. La testa, il tappetino, rilasso le spalle. Balasana. Posizione del bambino, rilasso completamente. Rilasso la schiena, rilasso la pancia, come se fosse un abbraccio completo del mio corpo su me stessa. La fronte a terra, ascolto questo contatto con la terra e mi rispetto in quanto essere dell'universo unico e speciale. Se fossimo tutti uguali, che mondo sarebbe? Ed è qui, riporto le mani a terra, mi sposto in quadrupedia e lascio andare la pancia verso terra. Prima di rilassarci, mi porto un attimo nella posizione della sfinge. Quindi i gomiti spingono al pavimento, apro il petto, rilasso le spalle e il collo. Respiro fiera, vittoriosa, come un guerriero che ha raggiunto i suoi obiettivi. Mi rilasso il petto verso terra e mi porto in Shavasana, quindi ruoto semplicemente sulla schiena. Prima di concludere la nostra pratica, ascoltiamo per un attimo cosa è cambiato dentro di noi. Cosa ho portato dentro di me, che cosa ho accolto grazie allo yoga. La gratitudine, il fatto di aver potuto praticare e aver potuto sperimentare con il corpo, ci permette di apprezzare ciò che siamo nel momento presente. Non servono grandi cose per apprezzarci, bastano le piccole cose della vita quotidiana, semplicemente il fatto di respirare. Ringraziamo il nostro corpo per farci respirare, per farci muovere, per tenerci in vita, per darci forza, stabilità, radicamento ogni giorno, nonostante gli avvenimenti che ci circondano. Inspirando, porto le ginocchia al petto e schiaccio bene la schiena al tappetino. Tutto
tutta la colonna è appoggiata. Non c'è più neanche la mia curva lombare, sono completamente aderente a terra. Espirando lascio cadere le ginocchia a destra, mi apro a sinistra. Inspiro, ginocchia al petto. Espiro, cambio lato. Come se mi stessi lentamente risvegliando, faccio dei massaggi portando le mani sulle ginocchia e disegnando dei cerchi con le ginocchia immaginari sul soffitto. Un ultimo gesto di coccola per noi stessi, dopo la forza della pratica, dopo lo yang c'è anche lo yin. E lascio cadere le ginocchia su un fianco e lentamente, srotolando, lasciando la testa per ultima, mi riporto in posizione seduta. Inspiro, stendo la schiena, mani in Anjali Mudra davanti al cuore. E mi riconnetto un attimo con l'intenzione che avevo all'inizio della pratica. Dal tappetino la voglio portare nel mio quotidiano. Inspiro, mani sulla fronte. Espiro, namaste. Grazie a voi per quello che siete e grazie a voi di aver praticato con me. Spero vi sia piaciuta la pratica, iscrivetevi al mio canale e lasciatemi un feedback qui nei commenti. Alla prossima!